È stata pagata, ragazzi. Ragazzi, io pensavo stava andando tutto bene, ma non è così. Pensavo che stavamo seguendo la giusta via, ma invece no. È impensabile, è ancora impensabile che il 75% delle persone che guardano i video non è iscritta. Rimediamo, ragazzi, cliccate il tasto rosso, fatelo diventare grigio e andrà tutto bene. Buongiorno a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi Total Green, Tech Nike. Ma magari la Nike mi pagasse per fare vedere queste tute nei miei video. Comunque, Nike, se ci sei, anche se non ci sei, link in descrizione per collaborare. Cioè, fine al contrario, tu devi cercare. Cazzo. Bentornati nel mio canale. Oggi, ragazzi, affronteremo un argomento particolare. Soprattutto per chi ha voglia di comprare una macchinetta, quale macchinetta deve prendere, quanto costa una macchinetta e soprattutto, ragazzi, quanto è costata la mia Shadrack CH26. E poi parlerò anche della mia macchinetta, ragazzi, perché la consiglio, perché l'ho comprata e perché l'ho preferita una GS50. Andremo a vedere insieme. Detto questo, ragazzi, prendiamo subito le chiavi e vi faccio vedere bene la macchina e analizziamo tutti i dettagli uno per uno. Ah, quanto è bella, eccola. Madonna mia, forse non dovevo entrare. Vabbè, nessun problema, servo una macchina e ve la faccio vedere meglio perché qua non c'è spazio. Preferivo l'altro cambio, questo mi sembra che qualche volta mi rimane proprio nelle mani. Quindi giriamo il quadro, le candelette. Eccola qui, ragazzi, la mia bellissima CH26, che sembra anche cabrio, con tra l'altro la telecamera, che devo decidere se montarla o no. Questa, ragazzi, la macchina si presenta così. È una bellissima macchina, ragazzi. Tanto già lo sapete. Già lo sapete perché gli ho fatto un paio di video a riguardo e la conoscete meglio di me. Manca lo schermo, se la radio è messa qua, tranquilli. Manca lo schermo, non so se farglielo montare. La macchina è abbastanza sportiva, anche il volante, gli interni, i sedili. La macchina è sport. Secondo me non si può paragonare a una JS, ragazzi, semplicemente sportiva, elegante. La GS è tipo troppo tonda, meno definita, secondo me. Gli interni alla fine di quella JS erano anche un pochettino strappati, andati a male, per questo preferisco questa. Ovviamente i prezzi, questa magari costa un po' di più della GS del 2013, perché questa è del 2016, 2016 o 2015 non mi ricordo, però ragazzi io la preferisco. Anche per non parlare del motore, il suo è mille volte meglio, ragazzi, di quello della JS. Questa macchina di corto andava più forte della macchinetta nera che avevo io e ve lo posso assicurare. Ho provato quella nera dopo aver portato questa di corto, era ferma, ragazzi. Questa macchina i 60 me li prende così. Ci farò un video riguardo, ho dato uno spoiler però. Quindi ragazzi, parlando di motore, di estetica e un paio di cose, alla fine questa macchina secondo me si presenta meglio della JS. Ovviamente se andiamo a confrontare la JS, l'ultima uscita, magari vabbè, li può tenere testa, sono due macchine belle, però questo è un gusto personale, ragazzi, opinione personale, poi ognuno mi può dire che magari è più bella la JS, ma io sto dicendo secondo me. Fra queste, una GS 2015, 16, 2013, io preferisco questa. Anche perché mi sembra, ragazzi, più una Mini Cooper, più, tra virgolette, una macchina normale. Tutti i miei zii, tutti i miei parenti, più che altro sembrava una macchina normale, non una macchina 50. Perché si presenta, ragazzi, abbastanza bene. Per non parlare dell'impianto stereo, dite, ma che fine ha fatto Ciccio? Ci ha promesso qualcosa e fine ha fatto? Eh sì, ragazzi, ho avuto un problema con la persona che mi ha montato l'impianto per una macchinetta nera. Nel senso che non mi fido più e non va più di andare da quella persona, quindi devo cambiare persona e devo trovare qualcuno di affidabile che mi faccia un buon lavoro, perché non posso lasciare questa macchina in mano a qualcuno che magari mi guasta l'impianto elettrico come è successo a mio fratello. Ancora una volta la macchinetta per chi non l'ha vista ancora bene. Eccola, ragazzi. Ma tanto già l'avete vista. Ehi, ehi, vattene. Comunque, ragazzi, anche i finestrini così cabri, ovviamente bisogna farci molta attenzione. Perché il vetro è abbastanza delicato, quindi ogni volta che i miei compagni prendono la macchina me la chiudono così veramente. Fanno in casa, ma non si vede che è vetro, se fai chiudere la macchina così ti rimane nelle mani. L'hai vista da dietro, ragazzi, è tutto un altro aspetto, abbastanza bella per me. Poi, a proposito, sono molto curioso di quello che pensate voi. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra macchina preferita e quale preferite fra queste e una GS. Ma torniamo al succo, ragazzi, di questo video. Volete sapere quanto l'ho pagata, vero? Una promessa e ve lo dirò, ragazzi. Questa macchina alle mie spalle, questa Shadrack CH26, l'anno del 2016, è stata pagata, ragazzi. È stata pagata. Questa macchinetta, per chi la volesse comprare,
Super giù ragazzi, una macchinetta nuova, una GS, una Hexam, anche una di questa, vanno a costare dalle 10 alle 12.000. Questa l'ho pagata la metà. Però ragazzi, ne è valsa la pena, perché secondo me sì ragazzi, con una macchina affidabile, con una macchina sicura, con una macchina silenziosa, con una macchina che più ne ha più ne metta ragazzi, che mi rende veramente autonomo, non mi dovrebbe lasciare a piedi ragazzi. Speriamo che non vediate più video, sono rimasto a piedi con la macchinetta, perché quell'era, quella stagione è finita. Farò un video diverso, però come vedete con questo tempo ragazzi, dove devo andare con questo tempo? Non posso andare manco a provare la macchina con l'asfalto bagnato, va a finire che veramente mi vado ad ammazzare e non ne ho voglia. Detto questo, fatemi sapere di quello che pensate. Oggi non si può prendere quello che vuole come macchinetta. Io, da quello che ho imparato in questi anni, una cosa è certa: ho cambiato 3 macchinette e quello che vi posso assicurare, vi consiglio, spendete un po' di più ragazzi, perché se spendete poco avete poco. E non esistono gli affari con le macchinette con 1200, 1000 euro che trovate. Se voi spendete poco è sicuro che magari una macchina non avrà le stesse caratteristiche. Io vi consiglio ragazzi, io ho comprato 2 macchine, quella bianca ai tempi 1400 euro, guardate, quella nera 1200 euro e questa avete tratto i vostri calcoli. E quindi ragazzi, posso dire che questa è tutta un'altra cosa. Detto questo ragazzi, oggi forse vi ho annoiato, non erano queste le mie intenzioni. Le mie intenzioni era di parlarvi di queste macchinette, quale prendere, quanto è costata questa. È stato un video diverso, spero l'abbiate apprezzato. Esatto, spero anche voi le vostre conclusioni. Spero, ovviamente non sono un consulente, non sono niente ragazzi. Io oggi vi ho parlato della mia esperienza. Detto questo, sta piovendo, io già mi sto bagnando, quindi mi ritiro. Noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Commentatemi e fatemi sapere tutto quello che pensate di questa macchinetta e delle altre macchinette. Spero di portarvi il prima possibile il video dell'impianto stereo finito. Detto questo, ciao ragazzi e bello a tutti.